Salve a tutti ragazzi, sono Andri e oggi siamo qui in questo piccolissimo, molto 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 piccolo video per diciamo aggiornarvi su due cosine molto veloci e iniziamo subito. Una riguarderà un po' gli orari dei video, i giorni in cui usciranno e l'altra includerà una sorpresa per voi. Allora, iniziando dalla prima tappa, ovvero gli orari dei video. I video si sposteranno non più il lunedì, il mercoledì e il venerdì, ma saranno pubblicati il mercoledì, il giovedì e il sabato. Cioè, no, il martedì, il giovedì e il sabato. Manterrò comunque 3 video a settimana, ma mi sono voluto spostare un po' così per comodità, perché se no mi rimaneva anche un po' difficile pubblicare i video. L'ora di uscita varierà tra le 3 e le 3:30. Dovrò un po' decidere e vedere un po' cosa cambia nella situazione. Perché questo cambio? Ho fatto questo cambio soprattutto un po' per, diciamo, avere più tempo per fare video, perché almeno la domenica che non ci sono quasi mai non mi devo mettere a fare il video, così quindi rimanere ok a casa. Lo faccio lunedì pomeriggio, che diciamo sono anche abbastanza libero. Poi per il giovedì lo faccio mercoledì, che non ci metto niente. E alla fine per il sabato, beh, venerdì pomeriggio, che sono liberissimo. E scusate, sono un po' raffreddato. E soprattutto ora vi farò vedere come usciranno i video, la tabella in pratica. Il martedì ci potranno essere i video di grafica come gli speed art, le progression e tutto, e ci potrebbero essere, se non gli speed art, un qualche gameplay, che ne so, un live o cose del genere. Il giovedì potrete vedere dei tutorial oppure sempre cose relative alla grafica, perché diciamo che quando le ho pronte le carico immediatamente. E per finire col sabato ci saranno anche e soprattutto gameplay o qualche let's play e ci saranno dei commentary, però tipi diversi di commentary. Ci potrebbe essere, che ne so, un video aggiornamento, un commentary per parlare di qualcosa oppure una nuova serie che ho intenzione di iniziare. Ora vi spiegherò brevemente in cosa consiste la nuova serie e diciamo è una serie basata sulle interviste. Io diciamo conosco anche abbastanza gente disponibile e gli chiederò delle domande mentre parliamo, gli chiederò delle domande e lui risponderà a queste domande. E circa ogni sabato uscirà questa serie. Vedo se riesco a fare una persona a settimana, ma non è sicurissimo, se no troverete comunque un gameplay. Come avevo detto, passiamo alla seconda novità, che è, diciamo, una piccola cosa per stare insieme, però non nella real life, ma giocando. Allora, voglio organizzare una open lobby, però su MV3. Perché su MV3? Perché su MV3 in privata già abbiamo tutti, diciamo, tutti i cecchini, le armi e così. In Black Ops 2 invece no, io ho creato questo account apposta per giocare con voi, soprattutto cioè voi di PlayStation 3, perché io non possiedo un Xbox, e di aggiungermi a questo account e farci un piccolo incontro insieme, giocare un po' online e stare un po' in privata e soprattutto ora apparirà il nome dell'account, che è XRaptorism, e voi mi aggiungerete e facciamo questo piccolo incontro su MV3. Poi vedo se riesco anche a organizzarmi un po' per Black Ops 2, perché ho la lista amici piena e non posso eliminare nessuno al momento. E va bene ragazzi, io vi lascio gli orari e tutto a fine video, ovvero ora. E io direi che il video si può anche concludere qui. Da Andrea è tutto, alla prossima. Ciao ciao a tutti. Lasciate un bel mi piace e un commento. Ciao!